La pandemia ha messo tutti in grande difficoltà e il club ha pensato bene di essere vicino alle esigenze degli studenti con due progetti. Uno è stata la realizzazione di una serie di incontri che abbiamo tenuto su piattaforma web in cui gli studenti del liceo hanno potuto conoscere i loro predecessori, studenti che sono diplomati da questo liceo e hanno ottenuto successo nella vita nel settore della moda, sette incontri denominati Fashion Meeting, e soprattutto un pensiero agli studenti con delle abilità speciali, gli studenti che più in difficoltà si sono trovati durante questo periodo di pandemia perché avevano bisogno di strumenti particolari per poter continuare a svolgere il loro lavoro. L'assenza dei compagni di classe per loro è stato un problema grande, non avrebbero potuto fare didattica a distanza come fanno normalmente gli studenti tradizionali, e quindi il Rotary Club Pesaro Rossini, con il contributo della Banca di Credito Cooperativo Riviera Banca, ha donato questi quattro computer che sono stati allestiti e attrezzati appositamente per le esigenze di questi studenti particolari. Noi abbiamo accettato con piacere la richiesta di collaborazione del Rotary e dell'Istituto Mengaroni per questa iniziativa importante, perché nelle nostre corde noi siamo una banca del territorio, una banca che affianca alla tradizionale attività bancaria un'attività sociale, culturale, di prevenzione e cura della salute, di sostegno ai giovani. I giovani sono un elemento essenziale per la nostra attività, perché sono il futuro, e dirò che questo è un ambiente che io conoscevo così di nome, il Mengaroni. Abbiamo collaborato in altre occasioni col Mengaroni, lo conoscevamo sotto quell'aspetto come arte, come valori, però non conoscevo lo stabile, le dimensioni, il clima che si respira. Mi sembra di aver visto dei ragazzi interessanti, molto interessanti, bravi, e per questo ringrazio loro, ma ringrazio soprattutto gli insegnanti. La cosa più interessante che è nata da tutto questo è che grazie alle donazioni abbiamo riallestito, ristrutturato, riorganizzato gli spazi. Prima della donazione del Rotary questo spazio era un po' così, un po' insomma, fatiscente non era la parola giusta, però era un po', diciamo, lasciato andare. Adesso è diventato un vero e proprio punto artistico, penso anche di rinnovo della scuola, perché da qui che parte l'idea di nominare ogni classe con un nome di un artista. Questa è dedicata a Clé, a Paul Clé, perché appunto nei suoi ultimi anni era diventato disabile, eccetera, eccetera. Però l'idea è che contamini tutto l'istituto. L'istituto diventerà ogni piano, ogni classe dedicata a un periodo storico e un periodo anche dedicato all'arte moderna contemporanea.